Allora, siamo sempre qui all'Istituto Alberghiero di Pesaro e nel corso dell'iniziativa Corto e Mangiato. Parte dell'iniziativa è la Coldiretti. Siamo qui alla presenza di un rappresentante della Coldiretti che ci spiegherà che tipo di intervento ha fatto, diciamo, questa associazione. Sì, buongiorno, sono Andrea Bastianelli, responsabile di campagna amica a livello provinciale, porto il saluto di Coldiretti provinciale del presidente Di Sante. Noi anche quest'anno partecipiamo a questa manifestazione in termini di un partenariato portando dei prodotti che rappresentano un po' il progetto nostro di campagna amica, i prodotti che esprimono la filosofia del chilometro zero, cioè prodotti territoriali, stagionali che identificano il territorio nostro. Bene, questa iniziativa mi sembra che ha avuto un buon esito perché sono arrivati corti da tutta Italia e quindi insomma il problema dell'acqua è veramente molto sentito, diciamo. Sì. Ecco, l'acqua è un elemento prezioso perché poi il mondo dell'agricoltura partecipa direttamente come produzione di beni primari, però il bene primario partendo dai cereali e tutto e anche dall'allevamento, senza l'acqua è un prodotto fondamentale, per cui no, è un bene che va tutelato e salvaguardato proprio perché parte dall'inizio di questa catena alimentare, per arrivare poi anche alla preparazione dei prodotti finali dove l'acqua è un prodotto principale. Bene, grazie per questa testimonianza. Amici di Onda Libera, un saluto.